Benvenuti allo speciale interamente dedicato al tango di primavera, questa kermesse straordinaria che per due settimane ha riempito le nostre giornate di seminari, eventi, tantissimo tango e ospiti eccezionali. Location di questo festival, un vero e proprio festival di primavera, dai luoghi del centro storico, la Telia Firenze, la palestra, la scogliera dell'Accademia Progetto Tango, chiaramente il CUS, un luogo amato e straordinario, la Milonga despedita all'Empire di Catania, il tempio del tango catanese, ma anche l'eccezionale panorama, l'eccezionale cornice di Piazza Duomo con i grandi eventi delle grandi serate Teleton. Del tango di primavera vi raccontiamo uno dei momenti clou, la splendida milonga realizzata in Piazza Duomo la sera del 27 e del 28 aprile in occasione del più grande evento a scopo di beneficenza, ovvero del Teleton. Milonga straordinaria, l'esibizione ha superato ogni aspettativa, lo scenario è barocco e soprattutto c'è anche la beneficenza. Sì, questo è il massimo per il tango, la solidarietà, la bellezza dei luoghi, la grande estetica che Murat e Sigrid sono riusciti a dare in questa loro performance, c'è tutto. C'è il barocco, c'è il tango patrimonio dell'umanità, il barocco catanese patrimonio dell'umanità, un binomio indissolubile, credo che abbiamo tutto stasera. Sai cosa mi piace tantissimo? La gente che si avvicina a curiosare e nel curiosare trova uno splendido tango suonato e ballato e due artisti così, è proprio un'occasione per innamorarsi. Sì, per innamorarsi del tango follemente, poi questo sarà il loro problema futuro.
Casejo, Casejo, le cano, le cano. Íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en paz. Un farol, un portón, igual que en un tango. Y los dos perdidos de la mano bajo el cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Un farol, un portón, igual que en un tango. Y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió. Tango di primavera, dal 24 aprile al 5 maggio, ha portato a Catania aficionados da tutta Europa per eventi, show e workshops esclusivi. Il tango di primavera ha preso le mosse con le star Murat Erdemsel e Sigrid Valtir-Beurg, proseguendo con Gaspar Godoy e Carla Mazzolini. Due settimane intense, la Kermesse, giunta alla nona edizione, è uno degli eventi clou tra quelli organizzati a Catania dall'associazione Caminito Tango con il supporto logistico dell'Accademia Proietto Tango. Fra la splendida cornice di Piazza Duomo e le raffinate atmosfere dell'Empire, numerosissimo il popolo tanghero che si è mobilitato, siciliano, italiano ed estero. Due lunghi weekend di intense attività, tre volte speciale. Le due notti in Piazza Duomo a Catania, ospiti di Walk of Life Telethon 2019, sabato 27 e domenica 28 aprile, per poi chiudere la domenica 5 maggio nelle sofisticate atmosfere dell'Empire. I workshop intensivi che i quattro artisti ospiti hanno tenuto ai tanti iscritti nella sede dell'Atelier Firenze. Infine, gli spettacolari show del 27 aprile a Piazza Duomo di Murat Erdemsel e Sigrid Valtir-Beurg e quello del 4 maggio al CUS di Catania di Gaspar Godoy e Carla Mazzolini. Tango di primavera, dice Elena Alberti, presidente di Caminito Tango, è la continuazione naturale del nostro percorso culturale sul tango. Il tango è un linguaggio artistico universale che trascende la comune nozione di territorialità argentina per mescolare invece molte culture e tradizioni locali e transnazionali.
Le coppie di artisti scelti a partecipare in qualità di maestri, continua Angelo Grasso, direttore artistico di Caminito Tango, rappresentano un aspetto assolutamente originale all'interno dell'universo tanghero internazionale. Murat e Sigrid dimostrano un'eccezionale creatività nella loro personale interpretazione del tango, che coniuga meravigliosamente innovazione e tradizione. Da Gaspar e Carla, invece, nasce un tango molto creativo ed emotivo, una sottile mescolanza di eleganza, libertà, sensualità accompagnate da una rigorosa tecnica. Murat e Sigrid confermano il loro stile. Più di 300 gli allievi che hanno seguito le loro lezioni durante il Catania Tango di Primavera 2019. Una potente visione del tango, un percorso che fa scoprire gli elementi di una danza tranquilla, che migliora il baile sociale con avanzata musicalità e capacità di connessione. Tango di Primavera dall'Atelier Firenze, Sigrid e Murat al termine di una splendida lezione e la nostra traduttrice preferita, Chiara, solo per conforto perché proviamo a parlare in italiano con Sigrid, che lo studia da un po'. Intanto, quante volte in Sicilia? Credo 5 volte. Credo sì. Voi siete amatissimi dal pubblico siciliano, catanese in particolare. Infatti voglio farti una domanda diversa. Voi date tantissimo a noi che veniamo a fare le vostre lezioni, è evidente, altrimenti non ci sarebbero questi numeri che sono oggettivamente straordinari. Oggi sembra una milonga, non una lezione. Quindi voi date tantissimo, ma c'è qualcosa che i catanesi e la Sicilia hanno dato a te? È l'amore per l'italiano. Per la lingua? Per la lingua, sì. E dopo due viaggi a Catania che ho deciso di iniziare con apprendere italiano, perché mi piace molto. Questo ci lusinga, io tra l'altro la ricordo quando veniva le prime volte che cominciava le lezioni e sei bravissima. Qual è la cosa più difficile invece del tango come lingua, come linguaggio da insegnare agli altri, Sigrid? La connessione. Sometimes, as well as we teach tango, I find myself. A volte insieme al tango mi ritrovo a insegnare elementi di yoga, tai chi, qigong, per cercare di ritrovare quel movimento di base originale del nostro corpo. But it's not my philosophy, it's the philosophy that. Ma non è solo una questione di filosofia, quanto invece provare a ritornare a quei movimenti delle arti marziali per i quali noi siamo stati creati, movimenti molto naturali. Bisogna imparare dalle strutture come nello sport, piuttosto che in altre situazioni che non corrispondono a ciò che noi siamo. Thank you.
veramente complimenti, siete stati straordinari, avete entusiasmato tutti, bravissimi. Io ve la butto lì perché vi guardavo, ma come si fa? Non lo so. Ma davvero? Realmente, sinceramente avevamo molta voglia di essere qua e credo che questi siano i motivi e hanno fatto sì che il nostro ballo potesse divertire e che anche noi potessimo godercelo proprio per la voglia che avevamo di venire qui a Catania. Bella questa risposta, quindi anche un po' merito del pubblico, grazie, complimenti. Voi state tornando da Palermo, prima volta a Catania, questa accoglienza molto calda, vi state trovando bene perché a Catania vi stanno amando tutti. La verdad que sí. Sì, è così. Come diceva Carla, siamo molto felici di essere a Catania per la prima volta, soprattutto con un gruppo di gente così calorosa che ci ha ricevuto sempre con un sorriso così. E questo ci riempie di energia per le lezioni, per le esibizioni, per stare con le persone. Di fatto è stata un'esperienza straordinaria per noi. Io ho avuto il piacere di seguire le vostre lezioni, domani verrò a seguire le altre, non me ne perdo più. E devo farvi complimenti anche perché siete eccezionali anche come maestri, veramente avete semplificato la lezione, quindi è una bella unione di ballerini e maestri. Cosa vi piace di più, insegnare o esibirvi? Entrambe le cose, però mi piace insegnare quando si trova un gruppo come quello che abbiamo trovato qua. Questo dà molta voglia di insegnare e di scambiarsi conoscenze, mentre esibirmi è un modo di esprimere tutto quello che ho da dare, mi piace molto. E voi siete davvero espressivi e belli, complimenti ragazzi e tornate prestissimo. Grazie. Siamo arrivati all'ultimo weekend di questo tango di primavera, diciamo che concludiamo alla grande, un'esibizione straordinaria, ma sono state due coppie d'artisti, abbiamo cominciato già a marzo, davvero una primavera tanghera. Sì, una grande primavera e questa è stata la ciliegina sulla torta, dopo Murat e Sigrid a Piazza Duomo, adesso Carla Mazzolini e Gaspar Godoy ci hanno fatto sognare su questa pista della classica milonga del CUS del sabato sera. Io l'ho presentato un po' quasi come un festival perché sono state due settimane intense. Ormai ci stai abituando a questi grandi eventi, ci prepariamo ai prossimi, sempre il tango nel cuore. E dove li scovi questi talenti? In giro. Era la prima volta a Catania. Sì, la prima volta a Catania, Gaspar e Carla. È un organizzatore, fa anche questo tipo di lavoro, scoprire talenti per poterli poi proporre al proprio pubblico. Grazie. Grazie a voi. Ma la primavera è iniziata il 21 marzo scorso con l'esibizione esclusiva di due meravigliosi artisti protagonisti al CUS di una performance indimenticabile. Abbiamo detto tutto, volevo solo rimarcare il percorso di studio di Dante Indira. Indira comincia a studiare tango a 9 anni. Sud dell'Argentina e si trasferisce a Buenos Aires quando ne aveva 18 e lì viene conosciuta per la sua bellezza, per la sua maestria, per la sua letteratura del tango. Dante, come ha già accennato Elena, vince nel 2007 a soli 19 anni il campionato del mondo e da lì comincia il suo percorso che lo vede ad essere tra i più importanti maestri in questo momento a Buenos Aires. Sono da più
infatti acclamati come la New Age del tango argentino contemporaneo. Li abbiamo qui stasera, li avremo domani per dei preziosi workshop, ma stasera godremo e ci emozioneremo con Dante Sanchez, Indira Yalves. Rubrica Città che vai, Milonga che trovi, siamo al Festivalito di Reggio Calabria, un evento straordinario di tango, una 3 giorni di stage, eventi, appuntamenti, milonghe e soprattutto 3 coppie di artisti diverse, 3 stili di tango per accontentare tutti i gusti e per deliziare tutti quelli che sono accorsi qui dalla Calabria, dalla Sicilia, dal resto d'Italia per vedere davvero un bel tango. Thank you.
Magdalena, benvenuta. Oggi hai fatto una splendida lezione. A me ha colpito, eri molto concentrata sull'aspetto della pulizia, della semplicità. Quindi, se volessimo dare un consiglio a chi si approccia al tango, cosa dobbiamo guardare? Bueno, creo que lo principal es tener conciencia de lo que estamos haciendo, desde lo más simple hasta lo más complejo. Las bases son lo primordial, poder hacer una buena caminata, tener una buena marca, una buena postura. No necesitamos mucho para bailar tango, necesitamos poco, abrazarnos, conectarnos con la música, pero lo poquito que hacemos, hacerlo con conciencia, con conciencia y con autorreconocimiento del cuerpo, de lo que nos pasa a nosotros, para después poder disfrutar y no trasladarle ni incomodidades ni dificultades al otro, ¿no? Ser autónomos en nuestro baile para poder compartir con más libertad. Abbiamo concluso una meravigliosa lezione con Cristian Sosa, ballerino straordinario ma anche maestro. Non è scontato che chi sa ballare sappia anche insegnare, è vero? Certo, è il tuo caso. Magari, a me mi piace tanto, no? Il confronto con la gente e anche nella mia storia personale ho studiato tantissimo, no? Anche perché, bueno, mi piace studiare, sono un po' nerd. Io volevo sottolineare proprio questo. Tu sei un bravissimo maestro, hai alle spalle, anche se sei così giovane, una carriera fatta soprattutto di tanto studio. Quindi ti approcci anche in questo modo, il tango va studiato. Sì, mi piace l'arte e mi piace la musica, no? Nel tango prima stuvo la musica e dopo stuvo il ballo. Mi appassiona tanto la musica e tutto questo fatto culturale che è il tango, no? E che abbraccia a tutto il mondo. Secondo te qual è il segreto di questo ballo che piace così tanto davvero a tanta gente? È il condividere. E credo che ci stiamo in un momento della storia della umanità in il che non si condivide e di che tutti sono come troppo da soli, no? E in questo tango che se va alla prima è un ace. Dopo tu dovresti di condividere questo ace con un'altra persona. E dopo si vai la milonga, questo due ace devono andare intorno a tutta la pista di ballo. Quindi mood che si allarga. Con un altro ace con tutte le persone. Riuscito, anche musica dal vivo, tanto contenta. Grazie, sì, molto contenta, veramente. Sono felice. Soddisfatta. Sì, dai. Festivalito de Tango, un impegno molto grande per portare ancora tanto tango a Reggio Calabria. Sì, un impegno organizzativo non indifferente. Principalmente per il fatto che abbiamo cercato di raccogliere gli stili diversi di ballare il tango. Visto il successo, è il primo di una lunga serie. Speriamo di sì. Pietro e Pina sono molto soddisfatti, Tango Malia, per questo festivalito e noi per aver contribuito a dargli una mano per lo svolgimento del festival.
Cristina, appassionata di tango, ora sei in veste anche di organizzatrice, ti piace di più ballarlo? Allora, sicuramente ballare, però siccome i maestri ci hanno cresciuto, ci hanno avvicinato al mondo del tango con tanta passione, tanto amore, noi cerchiamo di restituirgli qualcosa. E poi comunque anche questo mondo è bello, quello dell'organizzazione. Conosci i meccanismi, vai più a fondo. Anche conoscere maestri di alto livello è sempre una crescita personale. Non rinunciamo in questo speciale alle nostre rubriche, continuiamo ancora di parlare di tango e cultura perché abbiamo avuto uno splendido incontro con una regista che sta rimettendo in scena un'altra versione di Dante. È vero che è sempre protagonista delle scene, ma questa è ballata ed è nostro compito seguire un po' tutto ciò che è danza. Inferno di Dante, Dante è un classico, però questa volta viene rivisitato approfittando della lingua siciliana, protagonista insieme a tutto il resto della commedia. Intanto questo Dante non l'ho tradotto io, mi sono limitata insieme a un esperto a farne un adattamento che avesse un certo tipo di profondità, ma che avesse soprattutto in evidenza determinate simbologie. La mia è una compagnia fatta da persone meravigliose, perché io le amo in una maniera profonda, il coreografo soprattutto, che mi legge nel pensiero ed è insieme alla prima ballerina del Catania City Ballet, sono le persone che mi seguono in una maniera molto determinata perché credono soprattutto in quello che facciamo. La mia è una compagnia molto, molto semplice, nel senso che tutti i componenti di questa compagnia credono fermamente che la lingua siciliana non deve morire. La traduzione in dialetto siciliano è di Tommaso Cannizzaro. Lo spettacolo consta di 75 minuti e c'è tutto, c'è il fuoco, c'è la danza, c'è l'emozione. Io sono Dante non per sfidare, non per mettermi, come dire, per fare diventare al femminile Dante. Però una particolarità è proprio questa. Sì, perché volevo sentire la poesia di Dante nelle corde di una donna. Anche perché noi donne diamo la vita, gli uomini la tolgono, non tutti fortunatamente. E per me era fondamentale sentire questa emozione sulle corde di una donna, perché attraversa l'inferno, attraversa molte empatie dolorose. Noi donne siamo abituate a parlare dentro la testa, a farci le domande e a darci delle risposte. E come ho rispettato quello che Dante scrive nella Commedia Divina, lui è muto, ha la bocca cucita. Io parlo con lui attraverso la testa, io recito su me stessa, sulla mia registrazione, perché è un sonno, io sono nello stadio di mezzo, non so se è realtà. È come quando si parla nel sonno, quando ci svegliamo e diciamo: ma io questo rapporto l'ho avuto, questa considerazione l'ho fatta. E poi una cosa molto, molto bella è che abbiamo lavorato e lavoriamo tanto con i ragazzi che odiavano Dante. Opera sicuramente un messaggio universale, il che può assolutamente avvicinare tante coscienze verso anche una sfera etica. È la cosa assolutamente particolare, questa avanguardia anche moderna che tiene questo Dante al femminile, sicuramente dovrebbe suscitare l'attenzione da parte delle istituzioni dal punto di vista scolastico, anche politico, perché quando si coopera per lo stesso progetto, per gli stessi obiettivi, riportare in vita i toni della nostra Sicilia,
Ecco, penso che meriti veramente un percorso da offrire agli studenti e a tantissime altre persone che hanno la passione non solo per la lettura ma per la ricerca della verità. E allora vi aspettiamo il 17, il 18 e il 19 maggio al Sant'Eugenio di Palermo. Anche in questo speciale non dimentichiamo una delle nostre rubriche preferite, vediamo insieme il Tango Story di oggi. Carmencita Calderón, la sua ballerina storica, raccontava la sua esperienza con El Cachafazze, di averlo conosciuto nel club Sin Rumbo di Buenos Aires, tuttora esistente, e di aver debuttato con lui nel cineteatro Don Fernando con l'orchestra di Pedro Maffia. Carmencita dice che El Cachafazze era un ballerino che splendeva per la sua eleganza e il suo gran senso del ritmo. El Cachafazze è un personaggio che appartiene alla storia e alla mitologia del tango argentino ed è considerato uno dei più grandi e famosi ballerini di tango del passato. Nato a Buenos Aires il 14 febbraio 1885 nel vecchio quartiere di Barracas, all'angolo tra Boedo e Independencia, oggi quartiere di Boedo, il suo vero nome era Ovidio José Bianchet, ma alcuni lo chiamavano Benito. Questo nome pare provenga da un equivoco raccontato da José Gobeijo, nel quale El Cachafazze da ragazzo venne accusato di aver compiuto un atto vandalico e la madre, davanti alla polizia, disse «No, non può essere stato lui, mio figlio è buono». Buenito in spagnolo, da qui Benito. Comunque, per tutti lui era e rimane El Cachafazze. Questo appellativo deriva dal lunfardo e sta a significare insolente, canaglia, sfacciato, scansafatiche, e pare se lo sia guadagnato per il suo comportamento verso le donne. Fu proprio suo padre, a quanto pare, a chiamarlo così in seguito alle lamentele ricevute dalle donne con cui il figlio aveva a che fare. El Cachafazze frequentava le strade e le academias del quartiere di Abasto di Buenos Aires, dove era nato Gardel e dove fioriva il tango in quell'epoca. Carlos Gardel, infatti, era tra i suoi amici. Tra il 1911 e il 1913 viaggiò negli Stati Uniti e al ritorno aprì la sua accademia. Sempre Gobeijo dice che impartiva lezioni di tango a persone dell'alta società e che si faceva pagare bene. Nel 1929 andò a Parigi, dove pare si esibì al mitico El Garron. Ma tornò presto perché non si trovava bene con lo stile di vita europeo. El Cachafazze si spense la sera del 7 febbraio 1942, dopo un'esibizione con Carmencita nel locale El Rancho Grande di Mar de Plata, provincia di Buenos Aires, qualche giorno prima di compiere i suoi 57 anni. Nella musica del tango esistono due temi che potrebbero essere a lui ispirati. In merito ci sono teorie discordanti. El Cachafazze, tango del 1913 di Manuel Arostegui, e Bailarín Compadrito, tango del 1929 di Miguel Busito, cantato da Carlos Gardel nello stesso anno e poi riarrangiato nel 1953 dall'orchestra di Alfredo De Angelis con la voce di Oscar La Roca. Bailarín Compadrito, que querías probar otra vida y a lucir tu famosa corrida. E dal CUS vi salutiamo, vi lasciamo ancora con le immagini di una straordinaria esibizione, perché straordinari sono stati i protagonisti, gli artisti del tango di primavera, ma come sempre i veri protagonisti siete voi. Ci rivediamo a giugno per un altro speciale per raccontarvi ancora tutti gli eventi di tango più cool. Thank you.
te porto al varte, oi mio Dio, io vedi, mi arrincono a adorarte, el recuerdo que tendrás de mí ser horroroso. Me verás siempre golpeándote como un malvado. Quiero bien, es generoso, o es que pagaste así tu gran amor. Sobre mi vida fui un fracasado, y en mi caída busqué dejarte hablar. Para salvarte solo supe volverme a mirar. Hoy después de un año atrás te vi andar, me mordí cuando llamarte y más linda como un sol se paraban para mirarte. Yo no sé si el que te tiene así se lo merece, solo sé que la miseria cruel que te ofrecí me justifica al ver hecha una reina que vivirá mejor. Fui un fracasado.